Tarantella che non va bene, torniamo la cominciata. Tarantella è bella buona, per te posso arrestare, ma prima di per un po' a posso mettere in braccio, sta posso stare, voglio posso, voglio avere con me ciò sta. E c'è se ne tira il coro, quando avrò fumato, dopo ne tiene un po' trovo, perché cazzo via no. Quando copro casa, moro, rindolini e fumato, mi baci mi chiamare amor. Tarantella che non va bene, torniamo la cominciata. Tarantella curioso, so che te sei mamma da cosa. Mi sei stata in anni e stata mi con ma contro non caso una salutita e basta mi sto curto che la mano che chiesa tra l'acqua sono con mie fa che la mano che tu caro un singapo dai non ho per tu e ciò stai in grazia e basta come vorrei attaccare parandole che non va bene torna a comincia me ne venga il rapazzullo venga a carre che me lo se ne venga il navigliolo qua ne viene stimolo 4 anni, 5 anni poi il lago non te piglia sotto il breve le stavigliolo e pigliatele chi sto me lo che forte ambiente e forte il freddo per giacca che a me guardi sicure e da faccio su cuda tarantella che non va bene torna a cominciare quello che io ho tentato di fare con gli elementi della compagnia di canto popolare è che esprimessero le frustrazioni, l'angoscia, il senso di repressione che esiste in tutta la gente che ha avuto una determinata esistenza, di modo che in questo senso ognuno individualmente esprime il proprio dramma. Per esempio Giuseppe, Giovanni hanno avuto un'infanzia difficile, hanno avuto quelle stesse repressioni, quelle stesse angosce che c'ha il mondo proletario e sottoproletario napoletano, il mondo contadino. Il linguaggio dei canti popolari permette di esprimere queste tensioni, queste angosce. Un canto si può imparare, un modo di cantare si può anche imparare. Ciò che non si può imparare è a esprimere un dramma che internamente non si ha. Ma dobbiamo ci giungere, ma dobbiamo
soltanto me cuore mi sto fuori di capo il sorrore se ne va per una mia e vado basta su non ho guardato che avendo ne rima questo tabacco andrò che schifo e ti so parlare non da parlam perché ti ragionam chi ti fa non ci spiegam e chi ti fa ci spiegam a tuo pastino grana o grana cresce riesce o non riesce sempre grana che le Sì, sì, oh, oh.
Fino al barbettone, vai! Ora giù da la chiamata è desiderato all'organizzazione. Ripeto, il compagno Donata è desiderato all'organizzazione. È stato scritto giustamente, non esiste il miracolo di Napoli. Questi anni di avanzata popolare e del Partito Comunista Italiano non sono un capitolo nuovo di quel mistero di Napoli. Non esiste il mistero di Napoli, ma esiste una realtà dolente che è frutto delle contraddizioni della storia e della politica delle classi dirigenti del nostro paese anche durante questi 30 anni. Ed esiste qui a Napoli come problema vivo una immensa energia positiva che si può esprimere finalmente. E se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno. Io alla manifestazione di apertura del Festival Nazionale dell'Unità, chiamando alla presidenza di questa manifestazione i compagni della direzione del Partito Comunista Italiano, i rappresentanti di tutti i giornali, dei partiti e dei movimenti ospiti di questo festival. Il compagno Maurizio Valenzi, sindaco di Napoli. Thank you.
Tutto il mondo era allegrato. Allegrato stanno amici. Grande Madonna mia. Fa freddo fuori? Sì, Lucaria, sì! Fa freddo, capite che fa freddo? Il freddo non l'ho creato io, l'ha creato il Padre Eterno, perciò te la segni, capito Lucaria? Fa freddo, fa freddo! Gesù, Gesù! Non c'è idea di essere stata un'ammazzata in casa. Lo pare alla mia mamma, tu l'hai fatto. Così mi arriva, adesso che ammalì. Ah. Io spero di sì, sì, speranza, sì. Perché mi pare che per il passato sia stata molto maltrattata Napoli. E allora questo senso di rinascita era sentito nel popolo, questo sì. Le parlo delle elezioni forse, della politica comunista? Sì, sì. Per me, secondo me, io guardo a quello che succede. Se lo avessero fatto prima, io sarei stato d'accordo con gli altri pure. Io sono d'accordo che ci fa bene per questo paese. Domani dovessero fare male i comunisti, io lo direi.
saluto di 1.808.000 comunisti italiani. Saluto ai cari compagni e compagne di Napoli che hanno preparato, organizzato e assicurato il successo di questa nostra magnifica manifestazione nazionale. Le nostre feste sono grandi iniziative di massa, frutto di sforzo collettivo, che ci consentono di rinnovare i nostri impegni di lotta, di rinvigorire la fiducia nei nostri grandi ideali, di soddisfare la nostra sete di sapere, di capire il passato, il momento in cui vive il nostro popolo e i popoli di ogni parte del mondo, dando luogo così a una grande esperienza formativa, educativa della coscienza di migliaia e migliaia di comunisti e di non comunisti. In queste nostre feste si esprime l'idea dell'unità che è cardine della nostra politica e che è una grande idea rivoluzionaria. Ma tutti sappiamo e sentiamo che il fatto più profondo di questo festival, come di tutte le migliaia di feste che si sono svolte in ogni parte del paese, è il calore umano che in queste nostre manifestazioni si crea in tutti coloro che vi partecipano e che li fa stare insieme. La gente si trova bene coi comunisti. I lavoratori, il popolo italiano, hanno bisogno più che mai che operi, agisca giorno per giorno una forza come la nostra, combattiva, seria, sana, pulita, animata dai grandi ideali del socialismo e del comunismo. Evviva il Partito Comunista Italiano! Evviva la pace e la solidarietà dei popoli italiani!